Santo Spirito, la Lancia d'Oro dedicata ai 100 anni dalla fine della Grande Guerra, per questa 137esima giostra del Saracino che si è corsa in Piazza Grande. Il tempo è stato clemente fino ad adesso, adesso sta effettivamente piovendo. Una giostra sofferta, ci sono stati anche dei disturbi, una carriera annullata, una giostra vinta agli spareggi e forse per questo ancora più bella. 2-5, uno nella prima carriera, l'altro in quella di spareggio, la Lancia d'Oro e della Colombina. Una giostra combattuta, piena di colpi di scena, ha aperto Porta del Foro, che non vince dal 2007, con Andrea Vernaccini porta a casa un 4, ma ormai si sa, in Piazza Grande non basta più. È di Porta Santo Spirito, con Gian Maria Scortecci, il primo 5 centrato in pieno. Porta Crucifera con Tommaso Marmorini risponde con un altro 5, mentre Porta Sant'Andrea, vincitore dell'ultima giostra, marca un 2. Nelle seconde carriere il clima si scalda, Porta del Foro non fa paura, con Davide Parzi marca un altro 4, ma quando scende nella lizza Elia Cicerchia, l'enfant prodigio di Porta Santo Spirito, c'è un disturbo nella sua carriera e così viene ripetuta, non prima però di una serie di tafferugli e persino un figurante che accusa un malore. Elia corre la seconda carriera ma arriva ad un 4, tanto basta per andare agli spareggi con Porta Crucifera, mentre Porta Sant'Andrea con Enrico Vedovini strappa un applauso di tutta la piazza con un bel 5 che non basta a restare in gara. Nelle carriere di spareggio Scortecci in sella per l'ultima volta al suo Napoleone marca ancora un bellissimo 5 e il 2 di Lorenzo Vanneschi decreta il vincitore. Non sono stati i miei 2-5, sono stati i miei 2-5 di Napoleone. Me l'ha fatti fare lui, mi dava la tranquillità di poter essere molto riflessivo e affrontare tutto con la freddezza che necessitava la situazione. Senti, dopo giugno ci voleva questa rinascita? Sì, ci voleva, perché anche se due giostre ci può stare perderle, Santo Spirito si è abituato a vincere negli ultimi anni e qualunque sconfitta può essere potenzialmente una minaccia per questa squadra, che invece deve stare in piedi perché, come vedete, ha tanto da dire. Ma che emozione è stata per te? L'emozione è incredibile, io sono emozionato per il mio cavallo. Tutte le volte che riconsegnavo la Lancia mi veniva quasi da piangere, che era l'ultima volta, e insomma sono contento. A lui non gli interessa questo, però ad averlo celebrato così, con una giostra così, con una vittoria. Elia, com'è stata questa giostra? Un po' avvelenata da questi disturbi, però alla fine l'avete portata... Ora che lo bevano il veleno! Come ti sei sentito quando hai dovuto ripetere quella carriera? Male, si riparte da capo e si riva giù con un po' meno di serenità, perché sapevo che poi il cavallo non mi avrebbe dato proprio un aiutino. Però vabbè, è andata così. Fortunatamente ci abbiamo Gian Maria, che è il numero uno, e stasera si è comportato da re. Vincere dopo quello che era successo a giugno, che emozione ti dà? Ma a giugno avevamo detto che poteva essere stato uno scivolone, magari avevamo lavorato ben male noi, ovviamente anche a giugno il cavallo di Gian Maria non ci ha dato un aiuto, sto giro ci è andata meglio, quindi bene, cioè il lavoro è stato ripagato. Peccato veramente per l'ignoranza delle persone, che non è portare rispetto, ma penso oltre a me, vabbè, a me chi se ne frega se non mi portano rispetto, agli animali, cioè non ci vengono da soli gli animali, siamo noi che ce li portiamo, e fa scusatemi la parola, che poi vedere quella roba là. La Colombina torna dunque a volare e l'obiettivo con le sue 36 Lance d'Oro è adesso arrivare alla vetta ancora detenuta da Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea con 37 lance dell'Albo d'Oro. Noi non siamo mai morti, giugno è stata una parentesi, ma che ci può stare in un percorso giostresco come il nostro. Se vinto era normale che si rivincesse oggi, e come ho detto anche ad altri intervistatori, si è ristabilito i giusti valori in piazza. Primo Santo Spirito e sotto tutti gli altri tre. I disturbi per la carriera di Elia, insomma, fanno male un po' alla manifestazione. Fanno male alla manifestazione, se guardate i nostri figuranti come si sono comportati, io credo che bisognerebbe prendere esempio da noi e che tutti ci copiassero, sia per come si giostra ma anche per come ci si comporta in piazza. Meno uno alla vetta dell'Albo d'Oro, insomma, si avvicina sempre di più questo risultato. Quello è il nostro obiettivo nel triennio, ora siamo una Lancia d'Oro a una Lancia da Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea. Il prossimo anno ci sono due giostre, può darsi che nel 2019 siamo un vetta all'Albo d'Oro. La dedica per questa vittoria? Allora, la dedica a un mio consigliere
che mi ha seguito nei primi 3 anni, ha fatto il consigliere con me, Francesco Ceccarelli, che ha avuto un incidente purtroppo e a Siena ricoverato. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e l'aspetto al quartiere per festeggiare insieme a noi.